Sindaco, che cosa rappresenta Terre dell'Etruria per questo territorio? Rappresenta certamente una realtà cooperativa importantissima che consente ai nostri agricoltori di fare squadra, di fare rete e portare sul mercato i loro prodotti, perché non sempre è così semplice, soprattutto oggi. Si è svolto a Venturina un convegno decisamente interessante che ha di fatto aperto ufficialmente il mese del Carciofo Pride, un importante evento gastronomico che interessa tutta la Val di Cornia. Questa iniziativa perché vogliamo crescere e far diventare il nostro prodotto un'eccellenza del territorio. Carciofo, innovazione, sostenibilità, mercato. Un tema, quello del convegno, molto caro a Terre dell'Etruria, in quanto promotrice da anni di una cooperazione sana, costruttiva, sostenibile e remunerativa per tutti i suoi soci. A Venturina da decenni si coltiva il carciofo, c'è una coltura specializzata, ci sono aziende agricole che hanno fatto la storia di questo prodotto che rappresenta la maggior parte della capacità produttiva agricola di quest'areale. Abbiamo voluto e vogliamo puntare su questo prodotto proprio perché c'è motivazione e c'è anche ricerca nella cucina e anche nelle aspettative dei mercati. Per questo rilanciare il carciofo della Val di Cornia e il carciofo in generale per noi rappresenta un obiettivo prioritario.